il gol. Ed eccoci alla vittoria esterna del Nottingham Forest, una squadra che 2-3 anni fa era considerata una delle più forti in Europa, aveva avuto un momento di boom eccezionale, che ha vinto in Olanda contro la Eindhoven. Il gran gol con cui Davenport al sesto minuto del secondo tempo porta in vantaggio il Nottingham Forest. Bella l'azione di Davenport. Dicevo di questo calcio olandese che è un po' in difficoltà, anche se la nazionale ha ottenuto quel bel successo contro l'Eire qualche giorno fa, le squadre di club non riescono ancora a riorganizzarsi ai livelli del grande calcio olandese degli anni 70. Stiamo rivedendo l'azione di Davenport che ha portato in vantaggio la formazione del Nottingham Forest al sesto minuto del secondo tempo. Al 34esimo arriva il pareggio su calcio di rigore. Ha perso in casa il Nimega, come abbiamo visto, ha perso in casa anche l'Eindhoven. L'Ajax è ormai scomparsa, è stata già eliminata. Ecco l'azione del pareggio momentaneo dell'Eindhoven, una squadra anche questa che pochissimi anni fa era una delle più celebri, delle più forti, delle più temute formazioni in campo europeo. Il fallo di rigore è su Koloff ed è lo stesso Koloff che batte dagli 11 metri e realizza il momentaneo pareggio per la formazione dell'Eindhoven, PSV Eindhoven. Eccolo qui, ma al 45esimo, quindi in pratica al 90esimo, cioè alla fine della partita, torna in vantaggio il Nottingham Forest ancora su calcio di rigore e anche in questa occasione, intanto che stiamo rivedendo la trasformazione di Koloff, la curiosità qui è da notare che così come il rigore olandese era stato provocato per un fallo su Koloff realizzato dallo stesso giocatore, la stessa cosa avviene con Walsh. Stiamo seguendo questa azione che era partita da una rimessa laterale di Anderson. Si sviluppa la manovra di attacco del Nottingham Forest. Ecco il fallo di rigore su Walsh, siamo proprio all'ultimo minuto, l'arbitro concede il calcio di rigore. Ci sono momenti di esultanza da parte del gruppo dei tifosi inglesi che aveva seguito la squadra in Olanda, mentre c'è un momento di smarrimento fra il pubblico olandese che ormai aveva accettato il pareggio, tutto sommato un pareggio ritrovato, quindi si poteva considerare parzialmente positivo questo risultato. Invece chiaramente il calcio di rigore all'ultimo minuto e poi la successiva trasformazione costringono l'Eindhoven a tentare un ipotetico e disperato recupero. Ecco la trasformazione di Walsh, come ho detto, fallo su Walsh, realizzazione di Walsh e il Nottingham Forest vince in Olanda sull'Eindhoven per 2-1. Aanloop van Walsh. En heel zuiver gescoord. Ook Duisburg ging naar de verkeerde kant.